KYX del 50, la cross di quest'anno, il 2018. Modello 2018, sì. Uno spettacolo di moto, veramente. Moto, sì. Praticamente c'ha un motore che è 250, 4 tempi, un cilindro, ovviamente a iniezione, yes. 4 valvole, yes. Fantastica. Raffreddamento ovviamente a liquido. Per forza, se no non vai avanti, non vedo due in aria. Purtroppo. E avviamento? A pedalina. A pedale, cross, bam. Giustamente. Bam. Bam. E tra l'altro dopo avremo modo di parlare con... pilota numero 1 che la guida. No, numero 74. No? Numero 74, numero 1 intendo la figura. Ecco. Il sunto. Che alla fine è tutto da vedere se si tratta di, del numero 1. Magari lo diventerà, che ne sai. Dopo questa moto è abbastanza particolare perché ha ben 3 mappe. Sì. Di. 3 mappe e motore. 3 mappe e motore, yes. Esatto. L'ultima mappa è molto aggressiva, sì. E quindi si adatta a terreni piuttosto morbidi, sabbiosi. Che quindi... dove più aderenze ti serve una moto più aggressiva per avere tutta la potenza appena per il gas e niente, sì, si possono anche modificare, si possono settare e vabbè, dopo... questa Kawasaki nel 2018 praticamente gli hanno stravolto mezzo motore perché gli hanno, sono andati a rifare completamente tutto il condotto d'aspirazione, la posizione dell'iniettore è cambiata, il terminale è cambiato, è diventato più tozzo nella parte finale e cosa c'era poi l'importante? Vabbè, la frizione, a bagno d'olio, sempre solo olio naturale, esatto. Extra vergine di oliva. Un'altra cosa simpatica è il launch control. Praticamente il launch control ti dà, tu imposti la marcia di partenza, ok? In questo caso la seconda, perché col cross se parti in prima va a finire che ti ribalti e ti impianti. Ecco, suggerimento dalle retrovie. E praticamente impostando la seconda con il launch control ti dà, riesce quando tu molli la frizione e quindi parti ad avere una partenza perfetta, a scaricare il meglio possibile tutta la coppia, avere la migliore accelerazione possibile e quindi distaccare già gli altri in partenza, non sbagliando più le partenze, ecco. Esatto. Praticamente un aiuto in più. Un aiuto in più. Poi, vabbè, hanno cambiato sospensioni posteriori, anteriori. Il forcellone posteriore appunto l'hanno abbastanza stravolto perché permette diversi tipi di regolazioni e quindi migliorare il range di utilizzo in pista. Vabbè, l'anteriore mi sembra hanno cambiato solo la corsa degli stelli. Esatto. Terraio perimetrale, delta box, buono. E siamo a cavallo. Freni anteriore da 270 mm, mm-hmm. Quello posteriore 240 e poi cosa c'è? Pneumatici. Il tuo pollice anteriore, 19 pollici posteriore. Tassellati. Yeah.
usare una Kawasaki dalla guida di una KTM, le differenze? Allora, ho una ciclistica migliore e sulle buche ho un comportamento migliore del KTM. Okay. E anche che il KTM prima era un 85, in due tempi, quindi era anche un pochino più cattiva e invece questa qua è un pochino più calma ma allunga di più. Allo stesso modo comunque sono anche due comportamenti diversi. Sì, esatto. Qua due tempi c'hai bam, subito. Hai più ripreso. Quattro tempi invece è già più tranquilla, devi farla scorrere. Due sistemi completamente diversi. Con la KTM, ad esempio nelle curve, nei salti? Allora lo ammetto, la KTM nelle curve era molto meglio. Perché il Kawasaki è anche molto più pesante e in curva lo devi proprio buttare giù, devi usare completamente tutta la tua forza. Sui salti è la stessa cosa, comunque riesci a controllare meglio il KTM? Però no, riesco a controllare meglio il Kawasaki nonostante ha un peso maggiore. Sì. Sì. Quindi allora, ricapitolando, è stato un bel test comunque, sì, perché sì. Siamo... l'ha portato in pista, l'ha provata, poi la usa il suo campionato, si trova bene. È molto competitiva e la consiglieresti a qualcuno che vuole cominciare magari? Sì. Sì, molto bene. Sì, ah, hanno parlato di difetti, ma chi se ne frega di difetti? L'ho parlato prima del curve. Ah, basta, parliamo. I difetti adesso del Duke. Difetti, telaio troppo morbido, sospensioni troppo dure, e quindi niente, no, basta. Non esisti però fino al centro, tutti, oh che bello, mi muto di qua, no, quel cazzo fa cagare. Quindi dopo questo abbiamo capito che la Kawasaki è la moto più bella del mondo, si impenna facilmente. Quando devi fare i vlog è la migliore di tutte. Sui cazzo compratela tutti, sì, anche sì, i quarantenni che c'erano la patente a 3-4 125 spacca e basta. Se volete andare all'angolo domenica con la vostra ragazza per fare il fighi senza targa, poi anche il mare naviga, circumnaviga, sì, già, veramente ci metti la palettina, sì, davanti, la gomma dietro con le palette, e poi anche usarla come sull'acqua, ecco, bravo. Basta, siamo a posto. Signori, ci vediamo con la prossima moto, che sarà qualcuna la vostra che dovete la vostra che dovete darci, sì, ecco. Esatto. Niente, ciao a tutti, al prossimo video. Molto presto. Ciao.